Uè, ragazzi buonasera benvenuti ciao a tutti vediamo un po' ci ragazzi che caldo stasera sarà dura eh sarà dura ma vediamo vediamo chi c'è allora c'è stead ciao stead ciao diego ragazzi fa, fa veramente un caldo un caldo bestiale addirittura siamo in 6, dai sai 6, un po' alla volta un po' alla volta si cresce allora ragazzi, niente, siamo qui, sembra uno degli inizi dei miei classici video. E ho il murri, ciao il murri, ciao caro. E, niente, ho, ho, ho comprato le pasticchine, speriamo che oggi non tossisca, perché nei miei video sono due mesi che non faccio, faccio più tosse che video. Non si sente? Non sentite ragazzi? Aspettate, eh, fatemi vedere, può darsi che sia un problema mm, di microfono, come non ci sente? Non se, non, nessuno di voi sente? Ditemi se non sentite, perché se non sentite troviamo una soluzione, eh, perché non vorrei, non vorrei che... Ah, ah, problema tuo, ok, ok, eh, perché ho messo il microfono nuovo, ho comprato, quindi... Può darsi, che le impostazioni, può darsi che le impostazioni siano un po' da migliorare. Eh, migliore come microfono, ma... Cioè, sono arrivato a casa dopo il lavoro, l'ho montato, quindi è tutto, tutto abbastanza veloce. Bene, bene, l'importante è che sentiate. Allora, se, però se faccio così non vedo lo schermo. Allora, ragazzi, parliamo di cose importanti. Parliamo di cose importanti. Eh, è uscita ieri mattina... Ieri sera non mi ricordo adesso con la precisione la nuova mappa eh, di Fishing Planet, ovviamente. Che praticamente vede questo nuovo fiume che è il Selenge. Parliamo della <coughs> Mongolia. E ciao a tutti, ciao ai nuovi arrivati. Dicevo. Mh... Aspetta Stead, allora Willow, aspetta, facciamo le cose per gradi perché volevo illustrarvi, se abbiamo tempo facciamo tutto, eh? eh. Volevo illustrarvi questo nuovo lago, questo nuovo fiume che sinceramente non ci ho mai messo piede. Eh, anzi sarò sincero, ero sicuro di non riuscire. A, a entrarci perché era un livello 48 e io sul computer non ero al livello 48 ero al livello 45 quindi ieri mi sono messo un po' sotto ho fatto un po' di farming e eh, abbiamo raggiunto il livello 48 che serve per visitare questo nuovo fiume per me è un'incognita non posso dire un bel fiume non posso dire un brutto fiume posso soltanto eh, sperare che sia un fiume uh, fattibile. Ho visto i pesci, ho visto uh, le nuove le, diciamo le nuove attrezzature che uh, si basano fondamentalmente. Cioè, fondamentalmente si basano tutte sullo spinning, tutte completamente sullo spinning. E quindi niente adesso vediamo. Un attimino come funziona il tutto, allora, innanzitutto vediamo un attimo. Qui è partito Discord, è partito tutto. Si, si sono accesi 2000 programmi tutti insieme. I programmi che avevo acceso prima si sono riaccesi in, in futuro, si sono riaccesi adesso. Allora, facciamo così, facciamo così. Ok, perfetto, perfetto. Una cosa per volta. Allora passiamo direttamente in gioco ragazzi così vediamo direttamente la nuova mappa. Ora mi dovreste sentire. Ditemi se mi sentite, eh? Forse anche troppo. Ditemi se mi sentite adesso. Perché il microfono me lo dà funzionante. Devo aver pigiato qualche tasto all'improvviso. Eh Sono smanettone. Io, io premo. Io coso. Scrivete, scrivete se si sente. Scrivete se sentite, eh? Perché. Adesso dovrei aver aggiustato la situazione. Ditemi se sentite. Il primo. Ora, però, non si sente la tua voce solo il gioco. Aspetta. Eh? Ah, già che stupido, devo vedere da qua. Ok, perfetto. Perfetto, ragazzi. Dicevo allora, 18,89 euro vi danno la Canada spinning River Spear 230 SE. Va bene, con la canada spinning da 3 a 14 grammi. Eh, potenza leggera, carico 11,24, kg e mezzo azione moderata eccetera 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 e la Tetis la, tesi, la Tetis è una canna che già c'era precedentemente eh, cioè già c'era prima uh, in gioco non è un'aggiunta nuova poi vi danno il mulinello ultimate roller 3000 con una potenza di frizione di 24 kg il cappello da <ride> Il cappello da copricapo mongolo io vabbè queste sono cose che giusto estetiche, tanto per il dilmongolo che è una specie di vestaglia quando uscite da uno di quei centri estetici da 400 euro a notte uh, il fluoro, leader in fluoro carbonio che va a 24 kg più le teste piombate e una marea di roba che sono esche topo, mini crank, mini cra ah sono mini crank bite addirittura molto simpatici, molto carini Vabbè, la nassa da 250 kg, le boi di marchio, eccetera, eccetera. Eh, <coughs> andiamo a vedere come diceva Marcus. I pesci: andiamo a vedere i pesci. Uh, ecco qua, la bottatrice, comune, trofeo e unica. Uh, la bottatrice la trovate anche in, uh, in coso. Come si chiama uh, al lago White Moose? La bottatrice. Poi vediamo un po' No queste sono le licenze Poi Lido Non, non saprei non lo conosco Comune trofeo e unico Lenuc vedete sono più o meno <coughs> Salmonidi Ora Lido non credo Ma già è Lenuk. mi sembra Salmonide Comune trofeo e unico Leucisco comune Comune trofeo e unico Il Luccio uguale La Megattera Coregone Comune Corregone ragazzi ho letto scorregione <ride> Stavo leggendo vabbè Ma <ride> porca puttana Fare queste cose dopo 8 ore di lavoro è massacrante <ride> eh, L'omul del bajacal ste, Tutti questi nomi un po', un po' stranieri Persico, rodeo amaro, rutilo comune Sanguinerola o sanguinerola europea Uh, il timen siberiano che è il famoso salmone da 60 kg e <coughs> il temolo artico. Allora, i pesci sono questi, quello che potrebbe definirsi pesce principe, se lo vogliamo chiamare pesce principe, è il timen siberiano che è quello che dovrebbe uh, pesare più di tutti. Uh, allora, Marcus dice, poi fa il video, sì, vabbè, ora... Ovviamente stasera eh, andremo a visitare questo lago a vedere un attimo com'è. Se ci piace, rimaniamo qua. Se no, ci spostiamo al Willow come dicevamo prima. E, e poi tra un po' di tempo, tra due o tre sessioni, perché adesso nei video siamo su eh, il Rio delle Amazzoni. Una volta finito il Rio delle Amazzoni, iniziamo con la scuola di Fishing Planet, per quelli che sono neofiti. E poi. Possiamo anche andare su questo nuovo volendo, tanto non, non ho bisogno di comprare pacchetti né niente. Magari nella speranza che sulla console sia uscito. Allora, <coughs> eccoci qua. L'attrezzatura che ho con me è quella che eh, ho solitamente: l'IVI Caser, la Casa Dora, la Moconzi e così via. E eh, direi di caricare anche la canna nuova. Magari possiamo uh, togliere la Nil chasseur perché è molto, 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 molto potente. E mettere la canna nuova. Che è, abbiamo detto la River Spear. Io ho preso la 250. Mi pare che sia la 230 quella che danno col pacchetto. No, allora i murri. Gli spot non li ho visti. Non ho visto ancora niente, non ho visto. Non ti fa entrare su Discord, Diego. Bla bla bla, allora se non ti fa entrare su Discord uh, Allora guarda per entrare su Discord mi sa che non è aggiornato il, il coso nuovo Devi provare ad andare sulla copertina del... Uh, anzi facciamo una cosa dai facciamo un'altra cosa Vi metto il link Discord direttamente qua in chat uh, mm. E vediamo un attimino se vi dà che poi dovrò aggiornarlo ora domani faccio tutto allora vediamo un po' crea invito metto metto l'invito nuovo ve lo metto qua in chat per chi è interessato ecco qua per chi è interessato si può collegare. Allora, questo qua è il link di Discord. Se siete interessati vi potete collegare, ragazzi. E eh, quando volete. Poi domani aggiorno tutti i link, tutte le cose. Ora purtroppo tante cose <coughs> non le posso fare. Allora, dicevo. Eh, la Reverse Pair, che io ho comprato la 250. Nel pacchetto vi danno la 230. Mi pare. Sì, la 230 SE. Eh, ora... Eh, la differenza fondamentalmente è minima Se non che ce n'è una che mi pare che sia la 2.10 Che può tirare su fino a 26 kg Quindi ci sono 3-4 eh, stadi di questa stessa canna Però vabbè, ora proviamo questa che ho comprato Vediamo com'è Allora, poi il mulinello che dovrebbe essere eh, Come si chiama la versione premium? Ora non me lo ricordo si chiama il mulinello, l'Ultimate Roller 3000. Vediamo un po' se l'ho comprato, non me lo ricordo. Ecco qua, ho il 2005 perché giustamente il 3000 non, non, non avendo preso il pacchetto, ho preso quest'altro. Allora, vediamo un po'. Allora ragazzi, eh, papà, se ti serve, io conosco lo spot del Time eh, vedi, vedi, Scrivimi qualcosa, il Murri, tranquillamente. Scrivimi qualcosa. Io adesso organizzo tutta l'attrezzatura e poi andiamo, ci buttiamo a pesca. Allora, riguardo alla cosa: allora è una canna che regge fino a 23 kg, e quindi ci vuole, mentre il mulinello fino a 22,5 Ci vuole una lenzina che vada sui 22 kg. Qui siamo sui 36, vabbè, a parte il fatto io opto sempre per la treccia: 24 kg. Direi di mettere. Senti, io non ne starei neanche a esagerare. Vediamo un po' se ho qualcosa sui 20 kg a casa. Se no, direi di caricare direttamente. Uh, una treccia da, da, da 18 kg senza stare a perdere troppo tempo. Uh, allora 7,7, 14, 2.7, 29. Se, da, dai metto da 18, dai, metto quella da 18. Tanto per i pesci grossi. La roba non ci manca. Ecco qua treccia da 18. Allora, vediamo un po'. Il muro dice: eh, Devi andare dove c'è un muro di roccia. Io l'ho visto prendere soprattutto a galleggiante. <coughs> Ma infatti mi pare strano che in una mappa come questa si siano preoccupati. Ui, Dommi Grandissimo, oggi non sei a caccia, eh. Oggi hai posato il fucile. Sto a posto, sto bene, caro, sto benissimo. Ora facciamo questa live, poi, poi dopo, se, no, se, se, se non crollo su me stesso, faccio un, salto, faccio un salto su The Hunter. Allora, dicevo, non capisco perché abbiano messo due canne da spinning, della quale una già esisteva, perché la Tetis già esisteva alla fine, non è eh, una canna nuova. Uh, ho paura che si siano impegnati un po' poco da questo punto di vista, però vabbè. Allora, un bel leader esagerato di 31 perché non voglio stare a perdere tempo. Uh, poi, dicevo, uh, come esca, vediamo un po' che esche mangiano questi pesci. Puntiamo direttamente <coughs> su questo bestione qui. Uh, per esempio cucchiaino medio, cream bite, cucchiaio singolo, cucchiaio rotante proiettile, quindi cucchiai Popper Walker, mh, classici, insomma. Con me c'ho qualcosa, c'ho la losa nervata e basta. Quindi se andiamo qui 3,14, 3,14 andiamo sui cucchiai allora, io andrei sui nano e con i nano mi sono sempre trovato bene da 3 a 14 grammi. Questo 6 grammi 1.0. Si può caricare uh, 4 grammi 1. 4 grammi 1. Senza sta caricare tutti gli stessi 14 grammi è il massimo. Che vabbè, cucchiaino rotante normale. Uh, andiamo su qualche creme bite. Allora, <coughs> ah, stai convito. Stai convituccio. Ah, vabbè, ma è uscito. Vabbè, se dovesse tornare, eh... aspetta, aspetta, aspetta. Non, sto, non, non ci sto capendo niente. Come... Ah, sei convito Ok, ah, su R. Eh, sì, fa una cosa. Salutami, Vituccio. Salutamelo, Vito. Vai, eh... Sì è già uscito. È uscito una. 24-48 ore fa. Allora, il muro dice anche il topo. Giusto per provarlo. Ma sì, vai, il murri, ti voglio dare ascolto compre... Vediamo un po' se lo posso comprare Sicuramente sì, perché tanto Sarà un'escatura Proviamo Sarà un'escatura, sarà un'escatura Vediamo, vediamo un po' Il topo, il topo Eccolo qua, eccoli qua i topi, eccoli qua Allora, eh, però insomma 54 monete, eh 54 monete è eh, il topo, oltretutto 21 grammi quindi dovrei portarmi la Tetis dietro se proprio voglio rimanere... Sì, il lago, sì, il lago è uscito 48 ore fa, Domi. Allora il topo 20... solo 21 gradi, eh, sì perché vedrai per forza per poterlo comprare devo arrivare al livello 49, devo salire di un livello. Vabbè ascolta, vediamo una cosa, El Murri, eh? purtroppo non arrivo, dovrei usare le monete e se mi dovessero servire dopo non ce l'ho. Poi quando facciamo il video proprio su questo lago, saliamo di livello e lo comprerò purtroppo 54 monete non sono manco poche perché avendone solo 169 sarebbe un investimento extra vediamo come sono le cose dai allora riguardante questo io direi di caricare come dicevo qualche crembite dove sono i crembite dove sono i crembite non ho crembite incredibile pensavo di averci qualche crembite eh no, niente, non ho Cream bite con me. meno che non ce l'ho. Ah, no, ce l'ho nello zaino, ecco perché ce l'ho. Allora, vabbè. Allora, lascio questi come Cream bite ormai. E direi di caricare direttamente a questo punto. Un 4 grammi 1. No, facciamo, facciamo un 14 grammi 3.0. Vediamo come viene. Dai, vediamo come viene. Uh, qui ci siamo. Eh, capito il Murri? ecco, cioè, col coso ha buttato via 54-55 monete. Tanto, tra un livello ci arrivo, le compro e poi magari riesco a salire stasera. Sarà difficile, però, dai, vediamo come viene. Eh, galleggiante celosi. C Ho questa, mediamente, che mangiano sti pesci? Vediamo un po'. Ah, larva di Caddis, larva di zanzara. Quindi, portiamo un po' di roba in generale. Cavallette, grilli uova di salmone quindi immagino anche tutte queste cose qua vermi rossi anfipo di lombrichi uova naturale ok quindi carichiamo un po di esche generali come per esempio come per esempio piccoli minno che vanno sempre bene sacchetto di uova uova di salmone artificiale uova Naturale Vongoloni Camu Camu, vabbè, lasciamo stare. Andiamo in fondo con Larva di Zanzara eh, Lombrichi Vermi Rossi, dai. Poi, più o meno, ci siamo su. Poi, un po' di esche, un po' di esche qua ce l'ho. Bene o male, dovremo essere a posto. Vediamo, vediamo come vanno le cose. Dai, andiamo direttamente. Oh, mi tocca mangiare un'altra caramella. Porca puttana, andiamo direttamente nel fiume. Dai, allora. Uh, giorno 1 va bene Spese di viaggio 12.000 Per il fiume Selenge E viaggiamo non... Ah già devo comprare la licenza Acquista licenze un giorno 8.000 Compra E via Allora ah, a proposito Ora non so se mi sta seguendo Non, non, non credo Perché non l'ho visto tra i nomi Voglio salutare E fare gli auguri a Lore, Lorenzo che oggi fa gli anni. Che se non dovesse vedere il video, lo vede prossimamente. Che faceva gli anni. Eh, vuoi il salmone unico? Domi, eh, magari, magari. Allora, caramellina. Allora, ragazzi, eccoci qua: 1, 2, 3 e 4 spot, mm. un po' è piccolino come posto, dai. Allora. Proviamo. Proviamo vediamo gli spot così come sono messi, sono messi. Ci mettiamo nella nostra stanzina privata. E vediamo com'è. Oh, waiu! Se c'è qualcosa che non mi sentite, fatelo presente. Eh, la, fe la festa di paese, c'è cioè la festa di paese, ragazzi. Allora, 2000 dollari in tasca. Allora, eccoci qua. Vediamo, ha detto il Murri c'è. Una, ha detto una zona con un muro di pietra e eh? adesso vediamo com'è voglio vedere innanzitutto <coughs> metto una canna da fondo e voglio vedere soltanto quanto può essere profondo l'acqua non credo che sia profondissimo eh? vediamo 4 metri e 3 qui davanti quindi penso che non sia proprio no, no, non arrivi sui 10 metri l'acqua Fatemi vedere un pochino più lontano Poi cerchiamo Il murettino che dice il murri 3 metri e 9 Vedete non è Non è tra le più profonde Però vediamo come è fatto Dai non stiamo A giudicare prima del tempo Non stiamo a giudicare prima del tempo perché Non è corretto Ragazzi ditemi se funziona il coso eh Se funziona Il link di discord che vi ho mandato Allora hai detto un muretto di pietra. Hai detto un muretto di pietra. A meno che non ci si arrivi con la barca, eh. Posso andare su questi tronchi di legno? Che spettacolo, sì. Vedete le capanne fatte di. di plastica? Che sembra plastica? Ah, forse è laggiù in fondo quel muretto. Sarà quello il muretto? Ah, la festa di paese. E tu ma è ovvio, il murri. Ma di che stiamo qua? Sì, la festa di paese. Uh, ma lasciamo perdere. Ma chi se ne frega la festa di paese? Tipo al falcon. Come tipo al falcon. Ah! Eh, ma sarà questo il muretto? Guarda. Perché più che un muretto, a me sembra una diga. Però potrebbe essere questo. Come no, eh? Cioè. No. Non è un muretto. Non è. Ah, ma dici. Guardate le mucche. Hanno messo altri animali. Cioè, hanno messo animali visibili. Guarda. Si muovono anche! Si muovono anche! Che succede se gli tiro la. Le... Niente. Speravo. Speravo. Che... Non ti dico che abboccassero Però almeno che scappassero Non si sono mossi uh, Non sono sicuro, non conosco eh, Vabbè Ora dopo vedo La barca la mia è là, quindi il punto di approdo è quello Ah ma forse Più che un muro Una parete rocciosa Tipo quella laggiù in fondo, allora ci può stare Genji scan Sì sì, con le Cinque o ne incontro. Allora, deve essere, la parete rocciosa deve essere questa. Guarda il murri. Deve essere questa, secondo me. E ci si arriva tramite barca. Eccola qui. Il mio bel bar barcone. Accendiamo. Sarà questa. Dimmi, dimmi un te se, se la riconosci, eh. Certo, che però è veramente una parete di roccia grossa, eh. Allora, dice Luca Costantin. Dai, con questo. So eh, magari, magari, speriamo. Speriamo. Uh, Stead, è il primo spot verso sinistra. Allora, mentre il muri dice che la parete è questa. Ok, proviamo a pescare qua. Vediamo quello che viene fuori. Allora, è detto a galleggiante il primo spot verso sinistra. Vuol dire questo qua, praticamente sarebbe no? Questo qua più, proprio più a sinistra, l'imboccatura del fiume. E eh vabbè, tanto dopo si prova, dai. Allora, se tu mi dici a galleggiante, ovviamente cambiamo l'orario perché è un orario di merda incredibile. Uh, galleggiante, questo l'amo non lo metterei esagerato. Proviamo a mettere un amo del 2.0, e vedere quello che viene fuori. E come esche proviamo sacchetti di uova Allora i sacchetti di uova Specie di pesce per esempio Il bestione Mangia minnow grandi Sanguinore sang Vabbè sanguin sanguinaccio e gli shiner No quindi è minnow grandi Però per minnow grandi io ci metterei Magari anche un amo più grande Possiamo provare un 3.0 Vediamo quello che viene fuori Allora quindi proviamo anche con un 3.0 Va Ora l'unica è vedere la profondità. Eh, vedi? L'unica è vedere la profondità. Uh... Senti, facciamo così. Come profondità vado sulla media. Proviamo su il metro. 86. 101, 100, ok. Proviamo sul metro, vediamo un po' che viene fuori. Sono curioso di vedere, anzi guarda, metto la canna qua a riposo Ah, non ho cambiato l'orario, che stupido Non ho cambiato l'orario, eh oh Tanto qui rischiamo di starci le ore e di non prendere niente Cambiamolo verso le 18, va Ecco Proviamo sul metro, vediamo che viene fuori Nel frangente mi metto appena, tanto c'ha il coso, c'ha il poggio a canna Ovviamente devo dare anche un occhio alla canna, non posso distrarmi. Eh, e proviamo sta canna nuova, eh? Che ne dite? Mettiamo un pizzichino in più. A parte il fatto che il galleggiante ce l'ho lì davanti, quindi lo vedo se c'è qualcosa di abboccato, qualcosa di abboccatone. Dice Luca 2406. Secondo me anche 1,50 sì, anche 1,50. Sai cosa? Dovevo provare a vedere. La a parte fatto c'è scritto sull'Ecoscandaglio. La, la profondità. Aspetta, guarda, guarda il galleggiante, guarda il galleggiante. Guarda il galleggiante. Come pippia. Guardate il galleggiante. Eh, appena va sotto, appena va sotto. Cioè, ci siamo, ci siamo quasi, eh. Giù, piglia sta canna. Piglia sta canna. Muoviti, muoviti, muoviti. Allora, oh, ragazzi, il primo pesce. Eh? Il primo pesce del Salange. Vediamo un po', Selenge, Selenge. Vediamo un po' com'è, eh. Eccolo è lui, è lui, è il, pe il salmone <coughs> gigante. Eccolo là, Taimen Siberiano. <coughs> 19 kg, 8,63. Paga 3.900 per 107 centimetri Cioè 107,616. Ehm, vogliamo vedere come è fatto per intero? I caricamenti esagerati stasera eh vabbè grosso dai comunque non è non è proprio un mingerlino non è proprio un mingerlino ma... dai dai è fattibile come pesce pensavo peggio pensavo peggio allora conserviamo e lo mettiamo e mettiamo la canna in acqua un'altra volta poi proviamo a spostarci sul 1,50 m poi proviamo a spostarci un po' più in giù allora questo lo mettiamo qua Vediamo un po' se risponde bene Anche al uh, Al coso al, uh, All'esca artificiale eh? Magari Risponde altrettanto bene Un po' come in Congo Con il coso uh, Il persico del Nilo Che risponde bene sia Ai minnow grandi che ai eschi artificiali Problema che sono già arrivato a un fondo qui quindi. Eh Stead eh, eh, il problema. Allora, avrei potuto dirvi: D'accordo, avrei potuto dirvi: Eh ragazzi, eh, di qua di là. È eh, il fiume è nuovo, e poi dopo conoscerlo e quindi fare sì, bella figura, però conoscendo. Il lago, ma ho preferito scoprirlo con voi, capito? Almeno così lo scopriamo tutti insieme e vediamo quello che viene fuori. Allora, sto in paura che questo gercato sia un po' troppo alto: vediamo un po' se, se cala un pochettino, dai, cala, cala su. Porca miseria, 14 grammi non cala mai, dritto, lento, mi da. Cercato. Oh, vediamo un po'. Perché? perché voglio testare questa, questa canna nuova, capito? Voglio vedere fino a che livello... come tira, come... come, come... perché se quel pesce era 24 kg, non è detto che... che regga proprio bene, perché la... cioè quel pesce era 19 kg, no 24. Bisogna vedere come, come... reagisce. E il Muri dice, io userei un amore 4.0. In poi, per me 3.0 è un po' piccolo se vuoi il trofeo o l'unico Possiamo provare anche a cambiare amo Più che altro sai cosa volevo fare? Mettere il punto dove ho preso quello Perché Allora, vediamo un po' Laggiù in fondo l'ho preso Laggiù in fondo l'ho preso Pensavo fosse più vicino Com'è se, se è allontanato Eh vabbè, dai Allora, proviamo un metro e cinquanta amo 4.0 allora un metro un metro e 50 amo 4.0 dai che problema c'è uh, secondo me l'amo galleggiante va bene 5.0 6.0 vabbè vediamo allora secondo me se metti un amo 5.0 un 4 euro lo prendi da trofeo intanto la bocca grande Ah, sì, quello sì, quello è vero. Però, ah, vedi, però, intanto già la barca non ci arriva. cioè la barca, la canna non ci arriva al punto dove l'ho tirato io. Vabbè, ci avviciniamo col motorino, che problema c'è? Tanto l'importante, regà, ricordatevelo, lo dico anche nei video. Qualche volta io non lo faccio perché o me scordo o perché me scoccio. Non mettete mai il... l'ancora. Vi capita il pesce sbagliato. Il pesce giusto al momento sbagliato. Dov'è? Dove ho messo la cosa? No, fammelo mettere di qua, preferisco. Ok, la nuova canna. Eccola qua. Vediamo dai. Abbiamo messo un 4.0 con un coso, eh. Con un metro e cinquanta di profondità le proviamo tutte intanto il primo pesce lo abbiamo tirato su ed era 19 kg devo mettere l'avvisaglia sonora quando quando a bocca il pesce col, col galleggiante perché non l'ho sentito proprio meno male che c'era il coso meno male che c'era il, il galleggiante davanti alla faccia se no non l'avrei mai visto non l'avrei mai beccato allora, ho imparato a mie spese che l'ancora non va messa. Maledetta fuorilegge, eh, lo so. Ma poi con la fuorilegge arcobaleno. Ma che, ma che fai scherzi? No, 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 no non va assolutamente messa l'ancora. È... È deleteria proprio. Cioè, se vai. A... Allora, come dicevo l'altra volta: se vai a pesca di pesci, che sei sicuro che la tua canna ce la fa. Allora va bene, cioè, non, la canna, non solo la canna ce la deve fare, ma ce la deve fare, cioè, deve avere anche abbastanza lenza. Deve anche avere abbastanza lenza. Proviamo questo, va. Perché sennò. Cioè, sempre senza. Senza cosa? Sempre senza. Senza ancora. Io la prima, pensate, io la prima quando cominciai a giocare a questo gioco che sbloccai sulla PlayStation, il, uh, il San Joaquin, io sicuro lì con la canoa a pescare qualcosa. Eccolo, eccolo, eccolo ci siamo, eh. Non sto manco a tirarlo questo. Fammi posa questa. Eccolo, guarda, guarda, guarda. Cioè che poi si vede anche l'esca sotto. Si vede. Oh, eccolo, eccolo, chiappa la canna. Prendi la canna, chiappa la canna. Prendi la canna, vieni. Time man, vieni, eccone un altro. Questo è il secondo, eh. Eh, Sì, sì, Luca, ma l'orario l'abbiamo. Lo abbiamo cambiato adesso perché era proprio basso basso l'abbiamo cambiato e abbiamo messo l'orario. Quasi a fine serata verso le, verso le 6. Vediamo. Eccolo! Il trofeuccio. Volevate il trofeuccio, eccolo qua. Eccolo qui, why you. eccolo qua! 29 chili 430 grammi. <coughs> Un bel pesciotto, dai 4458. È fattibile, è fattibilissimo, dai. Conserva è fattibilissimo, a questo punto posso anche continuare a rimanere qua. Non c'è bisogno che porti dietro la barca. E abbiamo preso il nostro trofeuccio. Avete visto? Eh. Bisogna soltanto. Questo, grazie anche al Murri che ci ha detto dove pescare, eh? Perché se no a quest'ora stavamo ancora cercando, se no a quest'ora lo stavamo ancora cercando. Speriamo, speriamo in una, in una giornata proficua. Dai. Comunque, adesso non mi ricordo chi di voi mi ha detto all'inizio di andare al Weeping Willow eh, Che è una cosa che comunque verranno fatti ovviamente i video eh, ma A proposito, ma io gli occhiali non li ho mai indossati Ma quale cazzo è il tasto per gli occhiali? Z, no? Oh, io non, non so quale sia il tasto per gli occhiali Non, non, non l'ho mai... Vabbè, pazienza Oh, se qualcuno di voi sapesse qual è il tasto per gli occhiali dal computer... Fatemelo sapere. Eh, Stead. bravo, che tu mi hai detto che, che del Weeping Willow. Allora, questa è una cosa a parte. Quando faremo il Weeping Willow, quando faremo... Ma, no, ma anche il Thunder, veramente, essere sinceri, anche quando faremo il Thunder, uh, ci sarà una preparazione dietro particolare, perché la pesca della carpa... Con eh, la canna. Quella, quella. Con il rocket che lancia il. Eh, il bossolotto con l'esca. O con. Il, eh, eh, appunto il pasturatore attaccato. Vanno fatte i mix. e Le combinazioni. Quindi ci sarà un minimo di. Tasto 6. Ah, vabbè. A parte il fatto c'ho la canna a mano. Ma, tasto 6. Ah, tasto G, ma che sei? Ma quanto sono scemo. Grazie, grazie, Andrea. Tasto 6. Come cazzo ho fatto a leggere tasto 6? Ma devo mettere gli occhiali. Ma sa che devo mettere gli occhiali? E va fatta tutta una preparazione, una cosa. C'è chi dice perché vorrei sfatare una leggenda. C'è chi dice che le pasture non servono a niente. Chi dice che le pasture servono? Uh, chi dice che le pasture vanno a seconda della temperatura, come c'è scritto sopra le buste? Chi dice che le pasture sono tutte uguali? Basta che le metti in acqua e quelle attirano. Non lo so. Sincero... Aspettate, aspetta, mi sa che ci risiamo, eh? Mi sa che ci risiamo quasi. Allora, Elmurri, uh, riesco anche nella vita reale? Sì. Sì, pesco anche nella vita reale, faccio uh, quando ne ho le occasioni, purtroppo molto poco spesso, sessioni di car fishing uh, due, tre giorni, quando... Qua... Eccoci, ci siamo ragazzi, ci siamo quasi, eh. Non voglio toccare quella canna finché non, non va giù, ma ci siamo quasi. <coughs> Dicevo, sessioni di car fishing Uh, oppure vado a mare quando ho, sempre quando ne ho l'occasione però però sì assolutamente per me uh, la pesca è, è, è una cosa che nella vita non deve mancare cioè non è che non deve mancare però se, se uno ha la passione sono gioie e sono dolori cioè, ha iniziato ad abboccare poi ha smesso non ho capito perché aveva fatto un po di un po' di movimento, poi ha smesso. Vabbè, intanto continuiamo a fare questo, va quindi. Bene o male, la pesca per me è importante. Allora, le pasture vanno per il colore, dice Luca. Le pasture vanno per il colore, odore e la temperatura d'acqua e cambia da specie a specie. Fatto, sì, sì, ma allora, eh, che ci se, se ci sono le pasture, vuol dire che servono, non è che uno mette le pasture e poi dopo non servono il problema è che uh, poi magari cambia la dimensione, cambia qualcosa il problema è che quando ho visto i video di altri pescatori o ho giocato con altri giocatori uh, lo stesso pesce che magari persona X ha preso con, no no, mi devo spostare, sono troppo ridosso del muro, la stessa pesce che magari persona X ha preso, eh vaffanculo ha preso con uh, uh, il a ah, ecco perché non andavo indietro ha preso senza pastura un altro l'ha presa con la pastura perciò è... è particolare la cosa è strana sembra che in alcuni casi serva e in alcuni casi non serva uh, poi sono convinto che se è stata messa magari non è che se tu metti solo il chicco di grano non è detto che... cioè quel tipo di pesce non lo prendi mai, ma avrai più o meno chance. Sarà una questione di aumento di percentuale probabilmente. Però poi vabbè, faremo un video, magari faremo anche tutta una live. La prossima live la faremo tutta dedicata a, 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 alla pesca alla carpa. Per adesso vediamo un po'... Di continuare a tirare su pesci, allora c'è un, uh, <ride> un pescatore, un, un mio amico con cui ci gioco abbastanza spesso, lo sento abbastanza spesso. Qualcuno di voi può darsi che lo conosca anche, <coughs> sto parlando di fedele. Che praticamente lui dice io questa cosa l'ho verificata ed è vera. Ma prima non ci ho mai fatto caso, sinceramente, che il eh, dopo il trofeo nel giro di 3-4 pesci viene fuori anche l'unico. Quindi, se la leggenda di Fedele è vera, vediamo un po' di tirare fuori anche l'unico. Allora, dice Luca: anche il mix delle pasture additivi, eccetera, sono importanti. Le devi studiare le percentuali, se no, non vanno. Sì, questo, questo hai ragione. Però, c'è cioè, che vuol dire studiare le percentuali? Che mi devo mettere là uh, a tentare, che ne so, il 20% di questo, il 40% di questo? Oppure c'è una. Oh, oh, cazzo, oh, tira, ho preso, ho preso, ho preso e non me ne sono reso conto. Guarda come piega, guarda come piega. Guarda come piega. Sì, sì, ma eh, lo, eh, Vituzzo, ma come no, Vito, chi, lo, chi non lo conosce, eh, Fedele spesso in live da lui, sì, sì, indubbiamente. No, questo non è piccolino, ragazzi, eh? questo è piccolino, un timing siberiano piccolino. Vabbè, meglio, meglio di un calcio nel culo, come si dice. Eh, il problema è capire come studiarle queste, queste pasture, queste percentuali. Allora, io sono andato anche su internet per vedere se c'è una guida che ti insegni a creare le tue pasture, le tue cose, però non so se lo avete notato, almeno io questa è una cosa, ormai lo ritiro tutta questa canna, è una cosa che ho notato abbastanza spesso, pur essendo questa pesca virtuale, quindi stiamo parlando, cioè, è pesca virtuale, non è pesca vera. Eh, siamo qui tra amici ad, a divertirci. C'è molta gelosia c'è molta gelosia. Io ho visto persone. Ho conosciuto persone eh, a questo punto, anche purtroppo sgradevoli che eh, avevano la conoscenza, e eh, eh, ora prova a cambiare artificiale il mur. Sì, sì, comunque forse adesso riparte il galleggiante avevano la conoscenza di, eh, non lo so, pasture, avevano lo, la conoscenza di spot, di ami, avevano la conoscenza, e siamo a quattro, <coughs> la conoscenza di pasture, di spot, dicevo di ami, avevano la conoscenza di, 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 eh, di temperature, di tempistiche, eh, perché anche il discorso del giorno di sole o del giorno di pioggia cambia tantissimo. Cioè uno non ci fa caso Ma se c'è scritto in alto a sinistra 13 gradi fuori dall'acqua E 10 gradi in acqua C'è una motivazione Non è che c'è scritto così a cazzo di cane Oh questo potrebbe essere un altro trofeo Guarda come tira Che dite? Potrebbe essere un trofeo? No è normale 24 kg 0,64 Però è normale fatemi rispostare con la barca, va perché sono arrivato ho finito le esche correnti. Di E dicevo, cioè, secondo me avere una gelosia su questo punto di vista cioè non condividere uh... <coughs> Non condividere questi, che possono essere dei segreti di Pulcinella. Cioè, che è un segreto che tu non mi dica perché dove si. Pe cioè, è meschina la cosa. E infatti, past ricette di pasture non se ne trovano. Allora, dice uh, Stead. No, aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Ho saltato qualcuno. Allora, lui il... dice cambio artificiale. Adesso provo a mettere un creme bite. Chiara Bellucci dice quando uscirà su PS4. Allora, calcola una cosa, Chiara. Di solito. Quando esce su PC, nel giro di una settimana, 15 giorni esce anche su console. Eh, io credo a questo punto, o verso la fine di giugno, o verso i primi di luglio. Poi, Luca, eh, no, Stead Rota o trofeo unico, sì, mh, purtroppo un comunissimo. Sono tutte buone, metti il 5.0, dice Luca. Per un chilo non era la trofeo, ma infatti ho visto che tirava parecchio. Allora, proviamo a vedere, proviamo a vedere se abbiamo qualche altra esca per la nostra sette. Uh, allora, ne posso comprare qua i cosi, sì, le esche, natu esche naturali? Mi sa che... no. Non Anzi, voglio provare a commettere questa sanguinerola europea. Ne compro solo 10, vediamo com'è, pasta cagliata, pasta cagliata, mm -hmm. vediamo com'è, vediamo com'è, proviamo questa sanguinerola, allora inventario sanguinerola europea e vediamo un po' come si abbocca, eh. uh. <coughs> allora, vediamo un po', facciamoci un pochino avanti, facciamoci un pochino avanti, facciamoci un pochino avanti. Sarei molto tentato di mettere l'ancora, però dopo... Se, cioè non voglio fare l'errore, perché si viaggia tantissimo. Allora, eccolo, eccolo chi ha 003. Eccolo qua. Lore, ti sei, perso, ti, sei, ti sei perso la cattura del trofeo. E soprattutto Lore, ti rinnovo gli auguri, visto che è il tuo compleanno, ti, ti rinnovo gli auguri. 100 di queste pescate mettiamola così va vediamo com'è allora Antimo Camisa che hanno aggiunto oltre a sto lago allora oltre al lago con i pesci hanno aggiunto un, una canna nuova che è questa qua che sto utilizzando adesso questa da spinning che si chiama Rivers Perry io ho la 2.50 ma c'è la da 2.30 2.50 e 2.10 e un po' di esche artificiali nuove. Ah, volevo mettere Creme bite, ma mi sono dimenticato. Uh, niente. Ciao, Lore. Ciao, Lore. Siamo qui. Siamo a, a, a cercare di vedere se riusciamo a prendere l'unico di questo Taimen. Poi una volta preso l'unico, che facciamo? Ci giriamo i pollici? No, no. Vediamo un po'. Vediamo un po' se riusciamo... A, a tirare fuori, l'unico, dai, visto che il Murri ci ha dato un buon posto. Purtroppo il Segrammi è troppo leggero. Io quasi quasi metterei direttamente il Cremebyte. Allora, eh, è? eccolo qua, Crembite. Io proverei 5 metri. Ma 5 metri saranno 5 metri? Mmm. Allora, 4, abbiamo messo il 4/0. Proviamo 5 metri 4 la della pesca, è, tro ah, è troppo pesante. Perché da quant'è? Scusami, uh, non ho calcolato la pesantezza dell'esca. Ah, è 28 grammi. Questo è 14. Non avevo visto la pesantezza dell'esca. Eh, ma sono tutte pesanti, cavolo, non l'avevo visto. Vabbè, sti cazzi, voglio provare lo stesso, dai, voglio provare lo stesso. Voglio vedere come viene fuori Vediamo un po' come viene fuori Dai raga Vediamo un po' Magari Ah cazzo Meno male che è troppo pesante Non arriva da nessuna parte Non arriva Cioè non arriva da nessuna parte Troppo pesante Dovrebbe fare un viaggio incredibile Invece non arriva da nessuna parte Però dai proviamo Vediamo magari Oh non, avevo... non ho calcolato A parte il fatto che dovrebbe... forse Ce l'ho un'altra canna da spinning Però volevo vedere Come reagiva questa però in questa maniera... No, 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 non si pesca così, dai. Non si pesca in questa maniera. A parte il fatto, adesso mi voglio riavvicinare un attimino e vedere... Vediamo un attimo innanzitutto come siamo messi. Dovremmo essere in salita veramente con l'orario. Sì, per un'altra oretta nel gioco siamo totalmente in salita. Allora, vediamo un po', dobbiamo, il nostro obiettivo è l'unico, dai. L'unico è da 60 kg, avete detto, eh, wayu. Vediamo, eh. Voglio vedere se questi 60 kg vengono fuori. Nel frangente, cambiamo l'esca, cambiamo l'esca. Dove sono cucchiaini? Allora, 14 grammi, 3-0. barra Proviamo questo. Questo ma, sem ma sempre ha dato discreti risultati. Vediamo, eh. Vediamo vediamo un po' come viene fuori: La Rayugago. -ra Rayugago Ah, <ride> La Rayugago, la, -ra -gu la Guaraio. La Rayugago. Non so, <ride> eh, non so se. È... Non so se ce l'ho dietro. La Rayugago. Non mi pare, Lore. Allora, quanto costa il, allora, il, il fiume si sblocca al livello tu giochi da PlayStation? Il fiume si sblocca al 48 e do, costa 12.000 il viaggio, quindi è fattibilissimo. L'unica cosa è che eh, ancora non è uscito per PlayStation. La play, per PlayStation ancora non è uscito, ancora un, un po' di tempo ci vuole, ancora... Una settimana, 20 giorni. Seconda settimana, 15. Anche 20 giorni ci vorranno. Vediamo se. riusciamo a tenere fuori qualcosa. Uh, ciao, Alessandro. Ciao, 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 benvenuto. Uh, più che altro. Allora, il Murri dice: C'è un altro spot. Credo sia anche meglio se vuoi. L'unico. Dimmi, dimmi. Ti preoccupare, il Murri. Vai, dimmi, dimmi. <coughs> Noi accettiamo tutti i consigli. Voglio vedere se. Abbiamo... Il problema è che abbiamo proprio iniziato con un giorno di merda. Ora ci è andata bene. Perché con 4 pesci, 5 siamo arrivati a 90 kg. Però abbiamo iniziato proprio con un giorno di merda. Perché proprio iniziamo da bassissimi per poi finire alti. Ma. Niente di, Niente di eccezionale. Pensavo qualcosa di meglio. Eh, che... Lore. Guarda, funziona così funziona così uh, fishing planet quando escono con una mappa il pc alla precedenza allora il muri dice devi andare al primo spot a destra poi vai a sinistra fino a un albero morto e lancia davanti a te uh, primo spot a destra cioè quello tutto uh, quello tutto a destra o quello che viene subito aspetta eh, il primo spot a destra il primo spot a destra. Eh, sti due sono paralleli. Però ci devo andare con la barca. O no? Vediamo. Aspetta, come hai detto, il primo spot a destra poi vai a sinistra. Quindi questo qua va a sinistra di qua? L'albero morto è questo, questo tronco qua? Eh no, il topo non ce l'ho, il muri, non ce l'ho il topo. Dicevo, l'albero morto è questo qua, questo tronco qui davanti. Perché <coughs> sembra proprio un albero morto. Come ha colpito il terreno? Non è possibile che abbia colpito il terreno. È lì la cosa. Ecco. Eh, proviamo, proviamo a vedere, dai. Proviamo a vedere. Vabbè, tanto ascolta, se prende con il coso, se prende con il... col topo e lì prende col topo e abbiamo preso con il galleggiante, Piaco col galleggiante anche qua. Ogni tanto vanno cambiati gli spot perché, eccolo. Questo però è piccolo, eh. Questo non è, non è quello che ci aspettavamo. Omul del Baikal Eccolo qua Un pescettino da 168 Questo deve essere uno di quei pesci merdosi Che poi magari ci fanno il mostro Devi prendere 30 di questi pesci Per... Pe... Pe essere contento Guarda, guarda se ti conosce menza, eh Allora, adesso metto questo qua Così possiamo mettere più di una canna Vediamo un po' Se ci divertiamo così, eh Ehm uh... Metti, paral ah, parallelo all'albero proprio. Devo tirare di fronte all'albero. Ok, va bene. Allora recuperiamo questo parallelo all'albero, quindi proprio così, no? Così ora l'albero, è quello proprio dietro l'albero, non ci posso andare. Quindi in questa maniera tiro di fronte all'albero. Proviamo a vedere con questo 1,50. Come va? Questo lo metto qua Nella canna 1 che ho L'8 barra 0 sarà esagerato eh Proviamo con Un, un 5 barra 0 Dai Vediamo che viene fuori Ancora più a destra Allora forse verso quei cosi Verso quei. verso questo coso qua. Quei rami che sono in acqua. Ora tentiamo, eh. Vieni, 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 vieni. Vediamo, dai. Mi sposto tutto di qua. Ah, ma è questo l'albero morto allora. Vediamo, qui va bene, qui va bene. Provo a mettermi qua intanto. Perché tanto c'è la latenza, l'attesa del, del coso, c'è cioè l'attesa tra quello che dico e quando va arriva. Passa una, una decina di secondi. Ok, questo qua. Poi la canna 1, intanto. Ho messo l'amo del 5.0. Mettiamola qua, la nostra cara Moconzi. No, ancora no. Dove eri prima? Ma più a destra. Tu sei andato, se ah, hai ragione. Ma guarda quanto sono scemo, più a destra rispetto a quell'albero lì. Va bene. Quanto sono rincoglionito? Come cazzo ho fatto? Andato a sinistra invece andate a destra. Meno male che quando guido non sbaglio, va. Che figura di merda. Raccogli, raccogli. Allora, noi eravamo qua prima, va bene, quest'albero morto. Però un po' più a destra, hai detto. Ok, quindi io mi metto qua. E, e, e parallelo all'albero, no? Quindi praticamente il più lontano possibile in questa gola, quindi uno ci potrebbe anche venire co con la barca volendo. Ciao Lore, buonanotte, ciao ciao ciao. Vediamo eh, a sto punto, anche perché a questo punto più a destra, più a sinistra, tanti cambiamenti non ci dovrebbero essere. Uh, 3 metri e 9, però 95 metri. Arriviamo sui 90, lo teniamo così e vediamo che succede. Canna numero DOS: E la cazza d'ora. Con un Amo 5.0. E qualcosa suona, eh? Eccola qui, E eh, Ormai l'ho lanciata. Aspetta, muoviti ad atterrare. Vediamo un po', eh? Uh... È piccolino, eh? È piccolino. Vediamo un po' che abbiamo preso. Un altro bacal, un altro bacal. Ah, oh, però un trofeo. Oh, trofeo è trofeo, eh. Trofeo è trofeo. Potremmo provare a aumentare l'amo a mettere un 5.0 qui, vediamo un po' che viene fuori. Magari invece di metterci questo, provo a metterci lo Shiner, magari un pochettino più grosso lo Shiner rispetto a questo pesce. Oddio. Delle due mi sembra più piccolo, però proviamo a vedere. Vediamo che esce fuori. Oh, abbiamo aumentato l'amo. Abbiamo cambiato l'esca. Senti che casino la festa dei paesi. Allora. Prov voglio provare. Dice il Murri: una canna. Lanciala più a sinistra. Vabbè, a questo punto la casa d'ora. Tanto. Eh, no, non. Non. Non do molto, molte speranze a ste canne da fondo Credo, credo che sia meglio, siano meglio quelle a galleggiante a sto punto qui Anche se io preferisco tu, sempre le canne da fondo Però... Proviamo qua, vai Tutto al più facciamo scalare la giornata e, troviamo, e torniamo dove eravamo prima Dicevo, tentiamola qui con... Qual era? Canna numero 6? Sì. Con l'esca artificiale, vediamo. Certo che però, raga, quei cazzo dei topi. A parte fatto tra un livello li sblocco, quindi... Però 54 monete, ma vi rendete conto? Cioè, io posso capire che è un gioco... Free to play, eh, gratis... Però, cioè, 54 monete... Cioè, voi per fare 54 monete, eh, tra missioni, tra salire di livello e tutto... Cioè, se uno avesse 0 monete e, si e contasse soltanto di prendere monete... Ora non mi ricordo se quando si se sale di livello se sale, si sale sui Bytecoin, però... Se contasse di farlo solo con le missioni dovrebbe fare 54 missioni. Ha detto niente... Qualcuno paga più, qualcuno paga meno, ma 54 monete è un'eresia, secondo me. Eccolo là, eccolo là, eccoci, eccoci, eccoci. Ecco, questo qui è grosso, eh. Eccolo qua, eccolo qua. Questo è il pesce di El eh. Vediamo. Allora, è il timen, è il timen, però bisogna vedere... Sentite come tira? Sentite l'effetto trattore? Bisogna solo vedere... Due bitcoin a livello, eh vabbè ma sono comunque tanti, sono comunque tanti il murri, cioè è esagerato due bitcoin a livello, che c'è? Cioè, ma 54 monete ragazzi, su! Che dite? Che dite pronostici? Potrebbe essere normalissimo, però non è detto, però magari... Vediamo, paparabà! Pa, pa in siberiano di 23 kg. Mica male, conserva e metti la boa. Conserva e metti la boa. In... Senza alcun problema, tarda serata. Con gli shiner. Ho notato anche un'altra cosa. Allora, il suono che piace. Un eh, certo, è certo, eh no. No, Luca, è poco. Trofeo c'è cioè, di, di pochissimo, di pochissimo. Dicevo, ho notato anche un'altra cosa. Questo pesce questo pesce è così grosso che fa, cioè, è così grosso e così eh, fa così tanto movimento nell'acqua che ha lo stesso effetto dello squalo leuca. Ci cioè, avete visto nel video l'ultimo che ho caricato quando prendo lo squalo leuca, poi vabbè, molti di voi lo sapranno, non c'è bisogno che ve lo dico io. Quando viene preso lo squalo leuca Uh, tutto il movimento che fa l'acqua che si alza tutte le onde questo fa lo stesso movimento questo fa lo stesso movimento più casino che altro eh, più che perché un bel pesce per carità ma tra il leuca e il coso tra il leuca e il timen cioè, cioè so, se il più grosso è 60 kg il più grosso del leuca sono quasi 200 kg, sono cioè 140 kg di differenza. Ora non so se 200 kg, però insomma... Lo squalo leuca della Mongolia, sì, esattamente, potrebbe, potrebbe essere proprio quello. Vediamo un po' se... Oh, comunque questa canna non l'ho battezzata, eh. Anche la... Sì, sì, ma tutti i pesci che hanno... Un certo uh, Capito un, un certo peso Lo fanno Però per esempio Il beluga Che arriva A, discre a un discreto pesaggio Non lo fa Capito Il uh, pesce gatto Dalla coda rossa Che ha un discreto pesaggio Non lo fa Non capisco Perché lo abbiano messo A sto pesce Evidentemente perché Comunque Ha una discreta movenza non, non, non ve lo saprei dire Contenti loro Ora voglio vedere che altro mangia sto timen perché per adesso mi sono concentrato soltanto sui cucchiaini e abbiamo avuto risultati zero con i cucchiaini. Allora, il timen, bra bra bra, eccolo qua, cucchiaio medio popper walker e resche morbide le alose. Sentite, ma se io provassi... Ah, ma non ho il coso. Non ho. Non mi sono portato dietro. Se io provassi la losa. Ne... Ecco qua la, con l'attrezzatura 3V. Eh? L'attrezzatura 3V. La... No, ma l'8 barra 0 è tanto. È tantissimo. Vogliamo provare con l'8 barra 0. Vogliamo essere un po' stronzi. 14 grammi. Vediamo un po' se nel negozio c'è qualcosa di diverso allora, um, allora, si sa già qual è il mostro? No, no, assolutamente no È prestissimo è... È Cioè, allora, a te pensa che ancora non è neanche uscito il, uh, il mostro del coso, il mostro del Congo Cioè, hanno messo due... No, cioè, il mostro del Congo non mi ricordo se è uscito, mi pare di no mi pare di no, il mostro del Congo non mi pare uscito Però Allora, l'amo, ora ti spiego L'amo offset è praticamente Niente, non c'è un cazzo mi, mi, mi arrangio, dai, mi arrangio Voglio vedere voglio, voglio Eh, ce l'ho la canna La Rivertex per prova Però volevo Eh, vabbè, dai Allora, ti dicevo, scusami, eh, mi sono un attimo distratto il, uh, il... coso, il... Uh, provo io con l'esca golem, vai, voglio essere stronzo Praticamente l'amo offset serve... bravo, praticamente uh, <coughs> dà un movimento più naturale Che l'amo offset spesso si, si accompagna all'attrezzatura a tre vie Dà un movimento più naturale a, a, all'esca, praticamente, capito? Cioè, è, è veramente. È, è ottima come cosa. Se tu vai in Congo. Se tu vai in Congo e metti un Amo Offset con una losa nervata e peschi. Allora, Amo Offset, attrezzatura a tre vie e a losa nervata. E peschi eh, nei pressi delle cascate. Dai, dai cosi ti rovini. Da, dai, mh, dai, del mil, del Nilo ti rovini. Ora. L'esca Golem 28 grammi 8 barra 0 sarà troppo, eh. Avr avrò voluto esagerare. Ho voluto fare il gradasso. Sarà troppissimo, probabilmente. Però, vabbè. Un tentativo si può fare. Visto che l'esca Golem funziona su molti tipi di pesci. Non funziona solo esclusivamente sul Maschi Golem. Allora, il Congo. Me lo sogno la notte insieme a tutti quelli... So <ride> tutti laghi sopra il livello 50. Eh, lo so, eh. Senti, il Congo è stata... Il Congo è stata una bella pensata. Come è stata una bella pensata... Il... Eh, il rio delle Amazzoni. Eh, avrei fatto il Makumaku. Sì, magari il Makumaku Sì. Uh, no scusa il marrun, il marrun l'avrei fatto, cos'era che ha suonato? Ah eccolo qua, ha suonato questo, vai. Il marrun l'avrei fatto, eccolo questo è un altro, eh, eccolo è un altro. Il marrun uh, l'avrei fatto, però mh, il macumacu magari no, mi sembra quasi una ripetizione. Il macumacu mi sembra quasi una ripetizione del sia del... del mh, una via di mezzo tra l'Amazzonia e il marrun. Capito? Vediamo un po'. Allora ragazzi, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47 metri. E, oh, 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 è un pesce che tira questo, eh. È un pesce che tira. Guarda se. Guarda se magari adesso hanno aggiunto la cosa che se si sfrega la cosa contro un ramo si spezza la lenza, eh. Guarda come si piega la lenza. Questa è una novità. Questa è una grossa novità perché di solito sono incorporei sti così. Allora, Luca dice, ha una canna da fondo, prova a mettere gli shiner. E ora appena... <coughs> appena riesco a tirarlo fuori... C'è... C'è questo ramo che dà fastidio. Cioè, se il pesce sembra finito arriva, però... Ragazzi, trofeo unico, che dite? Luca dice trofeo Faccio un po' di fatica a tirarlo fuori, eh Questo, questo sì, questo ti ricchia Allora, Diego dice che è unico Diego dice che è unico Che dite, eh? Trofeo unico, trofeo unico Ancora pochi secondi, eh, Avete per decidere 8 metri 8 metri E il murri dice unico Diego dice unico, Luca dice trofeo, porca miseria ragazzi. Ma come tira, va come tira. Guarda, guarda, guardate i metri che recupera. Dai, 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 puntate, puntate. Stead rota dice sui 30 kg. Puntate, puntate su. Vediamo un po'... Oh ragazzi era 8 metri e eh? adesso un'altra volta a 25. Ora me voglio. Dai, dai. Voglio sentire le opinioni. Porca miseria. Oh. 19 metri, 18, 19 un'altra volta. Pensavo... Come se fosse staccato il dente. Invece era la caramella che stava cadendo. Un sì, sì. Io quando... Uno dei pesci che devo, quando il pesce che ho agganciato deve non riesco a tirarlo su. Lo dico sempre: o fa il treno o fa il trattore. Eccolo, eccolo, si è stancato: si è stancato, si è stancato. Oh, porca miseria, la trofeo! Porca puttana, la trofeo 38 kg, 958 grammi. Aveva ragione, Luca. Aveva ragione. E si è anche avvicinato di più. E anche si è avvicinato anche di più a... ai cosi. Eh? A... Alla... Al paesaggio. Ma certo, ma. C'è cioè, Murri. Ma c'è bisogno di ringraziarti. Ma è ovvio, eh. Ma è normale. È... Ha, ha dato tutti i punti precisi. Guardate che bestia. Porca puttana, sarà grande poco poco meno di un coso. Poco 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 meno di, di un beluga. Beluga sono enormi. Però cavolo. Almeno come disegno, eh. Almeno come disegno. Conserviamo. Conserviamo. Comunque. Che? È? Ah, un galleggiante X Series. Vabbè. Oh, tre monete. Tre monete. Oh, vabbè. Abbiamo preso due trofei. D il prossimo deve essere unico, eh. E che grosso più che lungo, anche sì, certo, cioè. Certo. No, c'è un, un bel disegno. Mi piace, mi piace. No, non paga neanche male. Il calcolato che, che non so non mi ricordo neanche. Sì. Vabbè, ora c'ho il premium perché ho fatto il coso del Congo. Feci. No, sì, del Congo per salire di livello. No, il Congo. Che cazzo dico? Sì. Sì, il Congo. Quella Con settimana del Congo ho fatto. Allora, dici di mettere gli shiner? Proviamo a mettere gli shiner qui, così risparmiamo. gli shiner, vai. Però è un peccato che. che non, che non abbiamo l'attrezzatura adatta per tirare su. i pesci con. Eh, con la nuova canna. È un peccato. Vabbè. Allora, vediamo un po'. Questo è da River Monster, sì. <ride> Jeremy Wade. Eh, Luca dice, metti una canna a fondo di Sì, sì, l'ho messa adesso. Sì, ma ha delle, ha delle teste veramente gigantesche. Guardo l'ultimo pesce poi vado. Va buono, va buono, Stade. Vediamo un po' se riusciamo a tirarne fuori un altro. Allora vediamo un po' Cosa ci può Allora visto che questa canna qui purtroppo Il, il ragazzone Che poi ci stiamo Concentrando solo su questo ma va bene Cucchiaio medio Cucchiaio singolo e cucchiaino Rotante proiettile Vogliamo provare con un cucchiaino medio Visto che non lo abbiamo considerato Di striscio il cucchiaino medio Allora se io volessi mettere Cucchiaino medio Cucchiaini sono qua cucchiaio medio 24 grammi 42,56. però sono tutti grossi questi cucchiai non ne ho cioè non mi ci sono concentrato proprio però cucchiaino rotante senza ardiglione ma non è proiettile proviamo cucchiaino medio è vero che è grosso però proviamo Sì, si sì, eh, ma guarda luca non è non è di fuori, non sarebbe ancora la prima volta Io l'ho detto anche l'altra volta Pescare con i poggi canne è deleterio E il muri dice, se vuoi lo spinning conosco anche lo spot ideale Senti, senti il muri, li conosce tutti Anzi, a proposito, fatemi mettere anche questo spot Che poi è sempre lo stesso, è accavallato a quel lato Guardate <coughs> Già sta ripartendo, già sta ripartendo È ripartita eccone un altro eccone un altro eccone un altro vediamo un po' vediamo 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 ehm, provo il cucchiaio a, cucchiaio a goccia aspetta eh. Norma cioè normalissimo comunque 23 kg va più che bene mettiamolo in tascoccia siamo sui 179 kg di pesce totali Ecco, sapete cosa? Fatemi vedere una cosa, perché voglio appoggiare la canna. Voglio vedere il mio livello 48. E vabbè, sono, sono di base al livello, quindi... Però potrebbe anche essere un buon posto per farmare questo. Ora, non è che io si abbia ricevuto tanti XP da... Però magari... Sì, sì, il Muri è diventato, diventato l'informatore della situazione. Io questo qui provo a spostarla un po' perché tutte lì poi dopo. Ma è il Muri, tu, tu ci devi dire. Ci devi dire. Uh, tutte le. Ah, qua si è fatta notte. Tutte le postazioni possibili. Sono le 21, ma siamo in orario di pesca, sì. Fino a poco poco, fino alle 23 barra mezzanotte. Dai, fino alle 23 barra mezzanotte. Ciao Stead, grazie di essere passato. Ciao ciao, buona nottata. Buona nottata, buonanotte. <ride> buona nottata. Allora, dicevamo cucchiaino, ecco qua. Allora, cucchiaino a goccia. Cosa intendi per cucchiaino a goccia? Perché penso che c'è solo questi dietro. Però volevo provare questo cucchiaio medio. Sapendo perfettamente che. Quanti metri mi ha fatto? Poco. 33 metri, proviamo. Ricordati però che le informazioni hanno. Ah, senti, senti, le formazioni hanno un prezzo. Allora, per formare la pesca più bella e divertente a carpa con boiler, pasture e additivi. Vabbè, ah certo, certo. Ma guarda, io sarò sincero, non, ho, non Non mi ci sono mai soffermato più di tanto uh, a pescare con. Uh, a pescare le carpe. Uh, Un'ora ti fai Sì, sì, ma dicevo, non mi ci sono fermato più di, a, più di tanto a pescare le carpe perché arrivata a un certo punto, uh... cioè mi capitava, di, mi capitava di prendere solo quelle molto piccole. Eh, quindi c'era qualcosa che sbagliavo. Ora è un pezzo che non torno a pesca, a pesca di carpe. Ora prossimamente. Ora abbiamo un po' di video in ballo. Eh? Ci abbiamo un po' di video in ballo perché dobbiamo finire l'Amazzonia. Poi dopo iniziamo con questa scuola di, di fishing planet. Eh, poi vediamo un po' quello che viene fuori. Se iniziare a fare video di questo lago o di questo fiume o qualcosa del genere. Dice il muro: la pesca alla carpa nel gioco. E nella vita reale è la mia preferita. Eh, guarda, sì! La pesca alla carpa dipende come la fai. Se la fai come la faccio io, eh, stai fuori 3-4 giorni e purtroppo rischi veramente di non prendere niente. Io sono, sono stato qui anche eh, mh, due giorni. Ora, ovviamente, uno deve ragazzi deve anche conciliare il, il lavoro e le varie cose. Ma io sono stato fuori una, anche un 2-3 giorni così per pescare. E spesso e volentieri eh, abbiamo, abbiamo fatto veramente schifo. Abbiamo fatto veramente schifo, periodi sbagliati. Poi, soprattutto, se andate a pescare nelle dighe che magari c'è stato lo svuotamento, l'hanno eh, prosciugato, o hanno chiuso la diga e eh, avete voglia. Avete voglia allora. La, dice Luca si chiamava pe ah peso a goccia. Il peso a goccia, il peso a goccia è, va utilizzato con eh, il coso. Va utilizzato con eh, le, 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 le alose. Cioè con eh, ho capito cosa dici te. L'attrezzatura a tre vie, queste cose qua Il peso a goccia, sì, ora posso provare A metterlo a questa canna qui Ora voglio vedere se riesco ad agganciare qualcosa Con questo crambite. Un minimo A parte fatto si è fatta notte Io ho paura che uh, Ciao Diego, buonanotte Grazie di essere passato uh, Si è fatta notte Ho paura che di notte Magari ci sia anche Un acchiappo minore, eh Allora, allora Diego, vai, vai, non restare, non restare, vai a letto. C'hai 5 ore, anzi 4 ore e 50 di sonno. Vai, vai. Il peso a goccia senza il 3 vie? Lo sai che non lo so se. Ma sei sicuro? Il peso a goccia senza 3 vie? Vabbè, probabilmente andava anche il Cairo Line a Riga o qualcosa del genere. Voglio provare a vedere se il peso a goccia funziona, perché c'è cioè la cosa, la, la losa. Allora, vediamo un po', perché io qui se metto l'amo offset e metto l'attrezzatura a tre vie, eh, amo offset 2, voglio vedere il peso a goccia, per esempio 21,60, posso mettere questo e la losa posso mettere la losa nervata questa però secondo me è enorme eh? perché stiamo parlando di un Amo 8.0 di un 8.0 quindi secondo me è gigantesco non, non, non credo che funzioni ora provo a spostare prima questa perché ah addirittura l'esca è stata mangiata o perduta quindi manco ci ha avvisato non ci ha manco avvisato Rispostiamola qua. Poi mettiamo un orario diurno, eh. Porca miseria. Dai, 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 su, mettilo in tiro, mettilo in tiro. Mm. È un po' pesantuccio, eh. Muoversi a 3. Secondo me l'8.0 è esagerato. Eh? Per... È vero che c'è una, te una testa enorme, ma. Interrompi e vai. Mm. No, non ho portato a mio offset più piccoli e non ho portato. No, perché. Eh, sono tornato dal lavoro. Mi sono messo a fare la live. Non ho pensato. Eh, 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 eh. Qua sotto mi è arrivata una beccata, però, eh. Mi sono messo a fare la live, non ho pensato a sistemare bene l'attrezzatura, sono andato un po' di fretta. Ero piuttosto curioso di vedere sto, sto fiume. Comunque adesso metto l'orario diurno, perché pensate sa che de notte questi non ci cagano di striscio. Vediamo di tirare fuori un altro paio di pesci, poi andiamo in conclusione anche noi, che siamo già a mezzanotte e 15 minuti. Allora, dice Luca, guarda cosa mangia questo pesce, deve essere... Sì, eh, ho visto prima, mangia le alose come esche morbide, se no i crembaiti, cucchiaini rotanti, cucchiaini rotanti proiettile, queste cose qua mangia, eh, l'ho visto prima, ma purtroppo, come ho detto, sono avvenuto in questo lago un po' di fretta, quindi non ho, non ho fatto caso alle varie attrezzature che mi sarei potuto portare dietro, anche perché non volevo stare troppo su, su sulla preparazione, volevo più che altro venire a vedere come era fatto questo lago, come erano i pesci. Pensavo sinceramente inizialmente pensavo fosse un po' più deludente. E adesso vediamo, vediamo, tanto vado a seconda della curva. Ma di notte oh, donna, come cazzo ha fatto arrivare qua su giù giù in fondo stesca? Il proiettile e eh, il proiettile non, eh, purtroppo non ce l'ho, non ce l'ho dietro. Allora vediamo un po' il giorno successivo Noi adesso siamo qua Vedi per la mattina presto dalle 5 fino alle 10 non si pia niente Quindi io andrei dalle 11 in poi Allora tanto andiamo così ma facciamo anche mezzogiorno dai Tanto poi andiamo in chiusura 27.000 ci pagò 27.000 Allora proviamo a lanciare questa qua Allora, vediamo un po'. Andrea Cucu, uh, Cocuzzino, ti saluto. Grazie per l'intervento. Buonanotte e buon proseguimento. Grazie mille, Andrea. Buonanotte anche a te. Buonanotte, grazie di essere passato. La canna qual era? La 7? La 7. Amo 5/0. E' qua. Vediamo, eh. Vediamo, vediamo. Allora, ecco qua. Eh, Luca, la mattina presto con i proiettile la svolta. Sì, magari, speriamo. Speriamo più che altro che di prendere l'unico. Eh, allora, Leonardo Pegoraro. Pe e questa qui è la nuova mappa. Il Selenge, mappa del, della Mongolia. <coughs> Abbiamo già tirato fuori due bei trofei. Fondamentalmente è un fiume abbastanza tranquillo dai ragazzi Cioè eh, ultimamente sono venuti fuori con mappe molto più articolate Dai, eccola qui, eccola qui Comunque ragazzi, oh uh, avete visto come è saltato? Si va a galleggiante eh, a fondo non mi cagano di striscio Si va a galleggiante, si va Guarda, questo è incazzatissimo sto pesce allora, Timon Siberiano. Prima di chiudere la live, provo anche a prendere altre specie. Sì, adesso vediamo un po' se ci concentriamo un attimo un altro minuto qui. E poi ci spostiamo. Vedremo, vediamo un po' di andare da qualche altra parte. Mettiamo un amo più piccolino, qualcosa di più di più leggero. Di più magari con le larve di zanzara, le cose. Comunque ne ha pagato un granché. Eh, 27.000. La Nassa non era piena, però con un centinaio di chili di pesci non è che abbia proprio pagato tantissimo. Eh? Magari poteva... Vabbè, comunque un, un posto da livello 48 va più, che bene, va più che bene. Qui ci verrebbero bene delle belle gare, secondo me. Ci verrebbero bene delle belle gare. Perché mi sembra comunque che ci siano degli spot interessanti allora, Dice Luca prova a mettere il 6.0 Dici di cambiare proprio cosa? Dai proviamo dai prova a mettere il 6.0 Poi ci spostiamo prendiamo un paio di pesciolini extra diversi E, e, e niente poi andiamo in chiusura Allora mettiamo il 6.0 Seguiamo il consiglio di Luca lo Shiner c'è già. Avrei anche potuto recuperare un coso. Eh? Avrei potuto recuperare un grande Minnow. Eh, guarda che lancio preciso che ho fatto. Un pochino più in qua, un pochino più in là. E niente. Poi ultimamente volevo sapere, ragazzi. Voi state partecipando al torneo. Cioè, avete partecipato al torneo che è venuto fuori adesso. De, che era della pesca dei lucci Adesso non mi ricordo Perché c'è qualcuno Che partecipa E eh, mi hanno detto Il torneo dico proprio quello sponsorizzato ufficiale Di Fishing Planet Quello che fanno mensile Dice che Sono botte ragazzi eh, Sono batoste Io non, non, Purtroppo col concetto del lavoro Che io facendo un lavoro a turnazioni Per me è molto complicato I no, tornei è difficile Cioè Le gare fatte dagli altri giocatori Magari o le gare sponsorizzate, quelle magari sì. Ma proprio il torneo torneo è difficile. Mh, vengono fatti orari alterni. Magari per un giorno intero non posso pescare, non posso partecipare. Comincia a essere un problema dopo. Che c'è? Ci siamo arenati. Mm. qualcosa si smuove a dire il vero. Balzella un po. Balzella un po'. Dai, dai. Dove si può andare dopo? Vediamo un po'. Ci vogliamo spostare tutto sulla tutto sulla sinistra, Tanto sta zona un pochino l'abbiamo vista. Ci spostiamo tutto sulla sinistra, vediamo che succede, eh. Questa comincia a tirarla su tanto. Ho già capito che con questa c'è ben poco da fare. Quasi quasi faccio un altro tentativo. Possibile che non abbia proprio niente? Eh no, non c'ho l'attrezzatura, non l'ho caricata. Però cazzo, non, non, nessun altro c'ha bocca. Stavo così. Solo il timen c'è in questa zona. Vediamo, dai, vediamo. Madonna ragazzi è, è un caldo della Madonna, non si respira. Allora fai dove ci sono le case. Ah vai dove ci sono le case. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai. Mm, potrebbe essere... Ah pensavo fosse piccolo, invece si è piegato tutto insieme. Dai, 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 dai. Non penso che sia gigantesco, eh. Eh, però un po, di, un po' di lenza la sta prendendo. Un po' di lenza la sta prendendo. E invece, ragazzi, vi dirò che questo potrebbe essere un altro mezzo trofeo. O un mezzo trofeo o un quasi trofeo? Vediamo. Vediamo di che pasta è fatto. Poi dopo a prima di concludere il video facciamo un attimo un resoconto, un resoconto. Un resoconto, reso vediamo un po' una una stima una stima a, a grandi linee di questo di questo fiume e vediamo un po' cosa ne pensiamo. Io ho smarrito il cellulare? Perfetto perché secondo me è un fiume da non sottovalutare questo 33 24 24 3712 cioè sembrava tirare parecchio eh? però è un 24 vabbè vabbè allora il murri tu dicevi di spostarci dove ci sono le case vediamo anzitutto fammi recuperare stesca. Che purtroppo mi sono mosso senza coso Mi sono mosso senza avere attrezzature adatte. Ok, dove ci sono le case hai detto? Quindi qua. Oh, vai. Ecco qua. Mm. Quindi in mezzo a ste rocce. In mezzo a queste rocce Proviamo in mezzo a queste rocce Ad andare a Spinning Luca, io vado a dormire Ciao Alessandro, ciao Luca Grazie di essere passato, ciao ciao Vediamo Magari Eh cavolo, però becco le rocce Sì, sì, sono, sono sui tronchi, vedi? Sono già salito sui tronchi. Io mi trovo bene col cercato perché il cercato è una delle poche tecniche di pesca che ti dà i tre pallini. Mini creme bite, se, se, eh, Mini creme bite non ce l'ho, vediamo un po' se si possono comprare. Maverick, ciao Maverick, buona serata, anzi, quasi buona, buona nottata più che altro. Mi fate una cosa, io voglio vedere, ora mi sono rotto un po' le palle. Vediamo un po' se si può comprare qualcosa di interessante. Dai, eschi artificiali. Che cosa c'ha qui di eschi artificiali? Escluso queste. I mini creme bite, vedi, guarda che bastardo. Li sblocca a livello 51. No, no, livello, livello 49 il mini crank lanciad runner. Ah no, eccoli i mini crank, eccoli, ci sono i mini crank. Vai vai, ci sono i mini crank. Allora, mini crank bite, dici 5 grammi 1.0. Vediamo, 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 vediamo. L'ho comprati, eh, l'ho comprati. Vediamo come vanno, eh? Vediamo come vanno il murri, eh Che okay, dite? Mi sposto un po' più in qua Perché ho paura di Ste rocce di merda Che è? Ma siete anche voi questa musica? Senti, senti la musica della Mongolia Senti Là! Ho preso? Ho preso un castrato? No, ho preso Oh, il mu! Subito, eh! Subito, immediatamente, come ho messo la canna in acqua? Vediamo un po' cosa abbiamo preso. Il temolo artico pescettino, eh? Pescettino. Di. Ma come cazzo ride il mio personaggio? Dai, dai, è un pescettino discretuccio, discretuccio. Siamo sui 333. Siamo sui 333. È un po' piccolo l'amo, eh? Vabbè, vediamo se. Sì, è un po' piccolo. Ora faccio un altro lancio, vediamo se poi dopo ne troviamo un altro un po' più un, un po' più grande. Vediamo un po', i mini kraken bite, eh? mica male sti mini kraken bite, appena ho buttato un'acqua ho fatto subito ho fatto subito colpo. Vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcos'altro, eh. Che poi il mini crane bike, il jerkato, no il jerkato, il uh, lanced runner, queste cose qui. Molte di queste esche, il jack bite, non ti, non ti dicono se stai andando bene o no. Capito? Perché sono esche che affondano, che cosa Ok, in mezzo alle rocce proprio, eh? In mezzo alle rocce, vediamo com'è. Cioè, cioè, perché siccome non è che puoi andare in stop and go non puoi andare in cercato perché non ti segnala niente l'unica cosa che puoi fare è ritirarlo piano piano certe cose questo gioco l'ha fatta strane ogni tanto qualche mezzo colpetto io glielo do però vediamo un po se c'è un'esca più grande va c'è un qualcosa di più più sostanzioso ancora siamo 10 metri, 9, 8. Ok, dai, vediamo un po' qualcosa di più sostanzioso. Ehm, negozio, eschi artificiali. Andiamo fino in fondo. Ehm, eh, però quello, quello che posso comprare, il massimo, c'ha cioè, l'amo dell'1. Mi sa. Perché poi il successivo, l'amo la, 1.0. È di coso, cioè è, è, è bloccato a livello 49. Quindi, più di così, non te lo fa fare. Uh, sì, sì, Leonardo. Vado a pescare anche nella vita reale. Sì, se ne parlava giusto prima con il Murri. Sì, sì, sì. Allora, vediamo se riusciamo. Riusciamo a prendere gli ultimi pesci, dai, ragazzi, gli ultimi pesci poi. Poi chiudiamo la situazione. Ora poi domani, come dicevo domani, dopodomani al massimo, penso che già domani mattina non ci siano problemi. Eh, sistemo per bene tutti gli, gli inviti Discord perché eh, nonostante faccia eh, l'invito che non scade mai, ogni tanto boh, smette di funzionare, non so come mai. Dice ah, il Murri. Io quando uso il, il, il walker mi scappano un sacco di pesci. Cosa... Allora, guarda, il walker è, è particolare perché allora lui ti, lo, ti dice come fun come se funziona o no, perché ti dice walking, allora, praticamente funziona in questa maniera: è un'esca che comunque di, di pesci ne scappano diversi, ma quando abboccano, mediamente sono interessanti. Allora, tu lanci, poi per 4 secondi, 3 secondi, recuperi inizialmente. Poi lasci. Poi il momento in cui tu lasci, cioè smetti di recuperare. Dai uno strattone, aspetti un secondo e recuperi. Dai, lasci dai un altro strattone e recuperi. Cioè, praticamente deve essere recuperi, lasci strattone, recuperi, lasci strattone e ti devi comparire. Walking, eh, il problema è che purtroppo è un tipo di pesca che per esempio viene molto utilizzata. Al canic creek per prendere le, le trote, solo che eh, se il movimento non viene fatto bene scappano e non è facile, eh? non è facile. Allora, dice Leonardo: oggi ho rotto una. Dive eh, si sì. <ride> amico. Guarda, lascia stare, non parliamo di rottura di canne. Perché un po' di tempo fa no, l'anno scorso, No non un po' di tempo fa, l'anno scorso. Uh, andai al, al mare uh, In Puglia A Peschici Andai al mare E trovai un negozio che vendeva Canne da pesca e comprai una canna da pesca Sui Più di 200 euro Spesi, più di 200 euro allora, Ora non mi ricordo il totale Era in offerta e tutto Una canna da, <coughs> da Per pesca all'inglese Al galleggiante col Per pesca all'inglese col mulinello e tutto, 200-300 euro fra tutto, adesso sinceramente non mi ricordo, e la, <coughs> la utilizzai, il momento in cui ho prestato questa canna a mio padre, si è spezzato il cimino. Ha cioè, lanciato, ha lanciato, purtroppo la, la lenza si è aggrovigliata sul cimino, si è spezzata, adesso l'ho portata a riparare, anche perché tra un po' cominciamo le sessioni di pesca, quindi... Uh, vorrei portarmela dietro Speriamo che non mi costi l'occhio della testa uh, Allora Ok mi serve per l'aspetto Prova a spostarti un po' a sinistra Allora ora allora, prova a spostarmi un po' Perché per adesso qui abbiamo soltanto preso Un pesce solo Prova a spostarmi in mezzo a queste rocce qua Dai Quindi purtroppo Le rotture di canne Ma sai quante ne ho rotte io di canne Oh, di, eh, di trabucco di cose, sai quante ne io? io penso, soprattutto, di avere 25-26 canne a casa. Qualcuna l'ho pagata un po' di più, stile K-Carp, eh, stile cose. No, ma il Muri, ma non è che eh, la canna gliel'ho prestata, è che fondamentalmente gliela presi per lui per fargli un regalo perché mio padre andava a pescare quando era più giovane poi. Non ha avuto più un modo, non ha avuto più occasione. E allora dissi: Vabbè, gliela regalo io una canna Viene a pescare con me. Eh, però mi, mi scoccia, cioè, perché comunque si, si è spezzato un cimino. Ora ti racconto un'altra cosa. Ora vi racconto un'altra cosa che mi è successa. Saranno passati quattro anni. Saranno passati quattro anni. Uh, allora io in totale ho rotto due canne e un mulinello, vabbè io ti faccio una cassetta degli attrezzi, quelli che si, che si comprano da Aloebi, dai che, no dai che Aloebi, da Brico, quelle grosse, che dentro ci saranno tipo 15, 16, 17 mulinelli, una cosa del genere, e uh, della quale uno l'ho pagato anche 180 euro, un bellissimo mulinello della, della, come si chiama, come si chiama? La Fox cosa, adesso non mi ricordo il nome preciso. Uh, sempre per la pesca alla carpa e i, i mulinelli tanto tanto ma le canne da pesca della K-Carp della Prologic della come dicevo della Trabucco ma sai quante ne ho spezzate sai quante ne ho rotte fortunatamente la maggior parte sono quelle che compri a 12 euro a 13 euro a 20 euro al Decathlon quelle della Uh, carp, uh, carp cosa adesso non mi ricordo però meglio quelle che una che una canna da 150 euro questo è chiaro dicevo andai a pescare con un mio amico questo mio amico non, non, ha, non era esperto di pesca ora io non mi posso definire esperto di pesca perché la conosco so come muovermi ma, ma ho fatto certi cappotti cioè esagerati E eh, pescando eh, Allora io ho rotto Un euro spinning nuovo L'ho rotto. Ho rotto Ah l'antiritorno eh, No ragazzi eh. Ma poi è, è, Cioè è micro Cioè microtecnologia No però sono micro ingranaggi Mi Basta che si spacchi un dente di un ingranaggio Eccolo là L'ho preso Ho capito come funziona, come funziona il mini crane bite Vai Va usato a stop and go. Temolo artico, vai. Basta che si spacchi un mini ingranaggio. Un dente di un ingranaggio. E poi dove cazzo lo ritrovi? Un dente di un ingranaggio? Cioè, un ingranaggio come quello. Cioè, uh, una canna realizzata da, una <coughs> da un artigiano in Giappone ed è una di quelle canne senza muliniere. Eh, quelle sono belle. Quelle sono belle. Cioè. Ma anche qui c'è qualcuno, qualche anzianotto, qualche vecchiarello che magari pesca in, in questi ruscelli, in questi fiumiciattoli e ci hanno le canne, quelle fatte con le canne di bambù, magari non quelle giapponesi, però quelle canne di bambù che si trovano lungo i ruscelli. È, è caratteristica la cosa, fa, fa, fa molto folklore, molto tenera. A me, a me piace, quando li vedo lì pescare in quella maniera... Quasi quasi, oh, quasi, quasi comincio a fare i video di passione Fishing Planet. Quando vado a pescare, li faccio, poi li posto e posto anche le figure di merda perché, ovviamente, no, non sono a sti livelli. Comunque, dicevo, andai a, a, a. Ti è costata 300. 300. Vabbè, ma per una canna fatta a mano ci sta. Il murri, eh? cioè, una canna fatta a mano in bambù. Oltretutto, dall'altra parte del pianeta, 300 euro non sono manco tanti. Uh, C'era questo ragazzo che non era esperto nella pesca, allora gli prestai le mie canne, uh, ero lì con lui, non è che io ero da un'altra parte, uh, guarda lì l'ho preso al volo mentre stavo per cosare, mul del biacal, il biacal, tipo il sapone, andai a, andai a prestargli queste canne e facevamo feeder, la pesca feeder, quindi... Con, con le canne che si montano con il, eh, il pasturatore e tutto, lui fece. mi disse: Posso far fare un lancio alla mia ragazza? E io gli dissi: Va bene, mi raccomando, ti faccio vedere come, eh, come si fa, come non si fa, come cazzarola, come si pesca, come si fa il lancio. Il lancio è la parte più delicata. Lanciarono l'esca finì... cioè il filo andò a finire in cima a un albero. Però vaffanculo, tagli il filo, cade da quell'altra parte, finisce là, no, tutta stizzita. Eeeh, KTM, ciao ciao, ciao, Eeeh, è la mappa nuova. È la mappa nuova. Il Selenge, siamo alla pesca nel Selenge il mu, eh, no, una ragazza no, una ragazza sì. <ride> per, ma non è tanto il fatto che tu eri, mi hai perso il pasturatore, perché vaffanculo, il pasturatore è 2 euro, 3 euro, lo ricompri. Il fatto che lei stizzita, prese la canna e la sbattiete per terra. Cioè, prese la canna, Ah, vaffanculo, bam! E sbattiete la canna per terra perché c'era rimasta male. Cioè, ragazzi, ora... Se io andassi a casa di una, di una persona qualsiasi, che può essere un maschio come può essere una femmina, e gli prendo uh, la borsa dei trucchi, ah che merda, boh, e la butto per terra. Ma è roba tua, cioè, capito? È il rispetto delle cose. Allora, KTM, a che livello si sblocca? 48. 48 è uscita solo per, uh, per PC. E Tra un 15-20 giorni esce anche per PlayStation tranquillo. Eh, non ho letto i messaggi di prima. Allora, che cosa diceva Leonardo? Una volta ho, ho perso la rotellina. No, il Murri prima. e quando vado all'olio vedo un bel po' di gente che pesca senza mulinetello. Sì, vabbè, i vecchiettini con la canna a coso, con la canna o con l'elastico o qualcosa. Eh, Leonardo dice: Ho perso la rotellina per regolare il freno della bobina su un mulinero da casting. Eh, ma quelle, sai cosa? La rotellina che serve per, molere, per regolare la, la, la frizione, purtroppo la rottura di palle che spesso c'è, cioè spesso in, in tutti i casi per cambiare bobina si, si toglie e togliendosi, se non ti ricordi dove la metti, oltretutto è molto piccolina. A, a mio, mio, quando andavo a pescare un po' di tempo fa con un mio amico, eh, lui sapeva pescare tranquillamente. Uh, cioè, perse... Allora, la scena fu questa. Svitò il, uh, il tappo, chiamiamolo tappo. Lo appoggiò sopra la, ban la, la banchina del porto. Gli cadde in mare per cercare di prenderlo al volo. Gli cadde la bobina. Per cercare di prendere al volo la bobina gli cadde il mulinello. Cioè, uh, sono quelle scene. Fortunatamente il mulinello e la bobina le riprese. Però il tappino in mare, ho tenuto era di ferro. Cioè, era pesante. Andò a fondo che se era di plastica magari galleggiava. Allora... Eh, che livello supera ah, se, se fossi stato lì l'avrei buttata nell'alga e fatta manceriva dalle carpe. Sarei marrone. Eh vabbè... <coughs> pur 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 purtroppo le carpe non hanno dentatura. Ma eh, ti, ti, ti capisco. Allora, fra a me una cosa mi fa incazzare quando monti la canna e salti un anello. Eh... Vabbè, quella è già una cosa già una cosa un pochettino più tranquilla, sai, a me sai quante volte mi è capitato quando si preparano le canne da car fishing, porca miseria. Quando si preparano le canne da car fishing sono non sono tanti anelli, però il problema è che ci vuole molto tempo a prepararle perché metti, fai passare il filo, poi devi scegliere il piombo, poi devi fare la montatura. Diciamo tra se, se, se monti una batteria da tre canne quando, quando hai finito di montarle tutto è lanciato un'ora un e mezza a due ci vogliono anche perché io di solito le vado a posizionare direttamente con la barca l'importante è accorgersene prima di fare tutta la montatura perché se no stacco e vado di noto di sangue, se no ciao allora dice il Murri quella parte è solo una bestemmia e poi si risolve e <ride> il muso. Se bestemmiasse ogni volta che, che mi passa per la testa, ci vorrebbero 3-4 calendari al giorno. Altra musica. Ora hanno, avuto, hanno messo sto vizio E rimette musica ovunque, dai. L'ultimo lancio, ragazzi. Poi andiamo in chiusura. Va, che se sono fatte mezzanotte e 43. Cioè l'altra, quando ho presentato il video, avrei, ho, cioè ho presentato, ho detto che avrei, voluto, che avrei fatto la live l'altra volta avevo, avevo detto 22.45 e 23.45, ma volevo dire mezzanotte e 45 Dice, cioè, certe volte, allora, faccio il video, lo monto, lo riguardo Delle mezze cazzate che dico, ma come ne accorgo Allora, io principalmente pesco a bass Eccolo qui, l'ultimo pesce della serata ho un botto di canne da casting e spinning crank spinner, siliconica. E tutto andato a basso in tagliare. E che tutto è andato a basso in tagliare. È una cosa incredibile. Eh, vabbè, eh, ma eh, guarda, ti dico una cosa, una volta io ce la andavo a. Cioè, non è che andavo a basso. C'era un laghetto quando ero più piccolo. E se andava a, a basso, eh, eh, con le siliconiche e tutto. Eh, però però eh, andavamo a, a caso più che altro, andavamo a caso. Io per esempio, mi piacerebbe fare una bella pesca a Luccio, visto che ci avrei anche una bella zona qui vicino nei dintorni dove abito io. Eh, solo che andrebbe fatta in autunno e inverno perché d'estate eh, si riproducono, perché d'estate si muovono di meno. Eh, però, pff, alla fine, più che altro vince la pigrizia. Allora dice, dice KTM prima di chiudere, mi potesse... allora guarda ti dico. Ora abbiamo scalato anche di un giorno. Abbiamo preso i timen, i temoli e gli omul Bacal. Però calcola che il giorno precedente, questi ragazzi te lo possono. Dire anche loro, grazie al Murri che ci ha fatto scoprire un paio di posti veramente spettacolari, eh, mm, abbiamo preso anche un paio di, di trofei. Anche di una discreta di un discreto chilaggio. Diciamo un discreto chilaggio. E il posto è valido perché il posto, oh, st mi sto a casino. Il posto è valido, però, però va studiato un pochettino. Allora, dice Leonardo Pe Pecoraro: visto che cerchi di pescare su tronchi e erba, lasci giù esche come ridere. Avrò lasciato. Eh, hai voglia, hai voglia. Io pescavo in un lago che puntualmente d'estate. Si. Eh, intanto vado in pre, ragazzi. Eh. Eccoci qua, dicevo io pescavo in un lago dove puntualmente si, and si andava. Uh, d'estate andava a prosciugarsi perché era un lago, un, un lago molto 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 piccolo uh, ed era un lago di irrigazione quindi con i tubi d'estate durante la siccità portavano via acqua rimaneva molto fango ma quando il fango si seccava e emergevano i rami le cose eh, uscivano fuori le meglio esche ma esche anche da diverse decine di euro eh. ci abbiamo fatto le belle sacchettate di roba che poi magari la volta dopo perdevamo noi però va bene così, uh, allora vediamo un po' Vediamo un po' eh, di dove sei. Arezzo, ragazzi. Provincia di Arezzo Toscana. Allora, ragazzi, detto questo, detto questo, intanto io sapete che faccio. Chiudo Fishing Planet perché se no, troppa roba aperta. Dopo mi fa casino. Eh, allora ragazzi eccoci qua che, che cosa vogliamo dire quali sono secondo voi le, uh, le conclusioni di questo uh, di questo di questo nuovo lago di questo nuovo fiume allora io direi poi voglio sentire anche un pochino voi uh, secondo me è fattibile dai il livello è giusto per un livello giusto per un lago giusto uh, le, magari si potevano impegnare un po' di più sulla costruzione di un'attrezzatura perché fondamentalmente la Tetis già c'era uh, quell'altra canna che hanno messo hanno messo una canna tre modelli diversi ma uh, la, la canna è quella fondamentalmente Però ora noi abb abbiamo esplorato <coughs> due o tre punti Ci siamo fatti due trofeo Del pesce principale uh, Abbiamo visto che comunque è un certo divertimento Tirarlo su uh, Tutto sommato Lo hanno messo a Che è successo Ah, niente, eh, mi, mi era apparso, era, era saltata la connessione. Dicevo l'hanno messo a 18 euro mentre il Congo. Eh, e l'Amazzonia stanno ancora a 30-35 euro. Però vabbè, quello, quello è una scelta economica loro, eh, vorrei sapere voi, ragazzi, in due, in due battute poi andiamo in chiusura, cosa ne pensate di questo lago di questo fiume? Cosa? Uh, cosa credete che possa uh, Possa portare se secondo voi è fatto bene eh, Si era bloccata la live sì perché deve essere un calo un calo di connessione purtroppo è arrivata una certa ora Fa fa queste cose uh, uh. Voi cosa ne pensate se, se secondo voi è un fiume che merita o comunque se non, è, se non è un granché, se, ci pot se potevano fare di meglio. Allora, il Murri dice: bel posto e bei pesci. Allora, il posto è bello. Sicuramente curato bene. I pesci sono interessanti. Sì, questo, questo te lo concedo. Uh, magari si. Sì, allora, loro hanno puntato molto in ogni fiume, in ogni lago che mettono, loro mettono un pesce un, un pesce principe, anche due. Uh, sul congo hanno messo lo squalo e hanno messo sicuramente sicuramente oltre allo squalo hanno puntato uh, all'arapaima uh, al marrun al macumacu hanno puntato ora non mi ricordo se il marrun o il macumacu hanno puntato all'arapaima uh, e magari <coughs> al, uh, allo zungaro in un'altra parte hanno puntato sul pesce pesce gatto dalla coda rossa e su un altro tipo di pesce solitamente sono sempre due stavolta mi pare che siano concentrati solo su un pesce solo come se avessero avuto un po' di fretta anche perché ho visto che da quando è uscita la notizia che eh, veniva fuori questo fiume a quando l'hanno pubblicato sono finite le caramelle a quando l'hanno pubblicato non è passato tanto tempo anche i beta tester non c'è che ci sono stati tanto poi vabbè Uh, spero solo che la missione del mostro non sia uno di quei uh, pesci da 4 soldi eh, non lo so non lo so perché purtroppo uh, il mostro quel mostro uh, che verrà fuori ci avrà la sua preparazione allora sinceramente voi uh, se state guardando la serie monster catch series uh, Sinceramente, il, il coso, il come si chiama eh, la rapaima sfuggente. La rapaima sfuggente è stata veramente un calcio nel culo perché prendere 10 trofeo e 10 unici per una rottura di palle, ragazzi. È veramente una rottura di palle. Se dovesse essere una cosa del genere, uno si deve arrendere all'evidenza. Però Sinceramente, non mi sconfinfera. Uh, sì, di pesce valido c'è cioè, solo il timen. Sì, il murri, quello sì. Però, uh, cioè, ripeto: il posto è bello. Il posto è bello. Uh, la pesca al timen è divertente. Sì, ma che facciamo? Ci, ci concentriamo solo sul timen? Cioè, ci concentriamo solo su quello? Uh, Sembra che abbiano avuto un po' di fretta a cacciare fuori questa mappa, però vabbè, niente Vabbè, allora ragazzi, visto che si è fatta mezzanotte e 52, poi magari potete continuare su YouTube I video, anche le live rimangono registrate sempre eh, Potete anche lasciare commenti, tanto ve lo vedete Io se mi ricordo e se riesco, cerco di rispondere sempre a tutti, anzi vorrei fare vorrei dare, abbracciarvi singolarmente perché siamo arrivati eh, a più di 230 iscritti e questo, questo mi, 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 mi rincuora sinceramente, Mo, sono molto contento. Eh, se dicevo, quindi se siete interessati a far parte del nostro gruppo di pesca Fisherman Friends c'è il uh, il coso c'è il discord vai a, infor vai a procurarti informazioni vai vai Elmurri vai tanto ora chiudiamo la live e prossimamente veniamo fuori con un altro video uh, continuiamo con la, la storia di, di l'Amazonian Maze uh, vediamo un attimo di barcamenacci in questa avventura Uh, dai miei contatti alla casa sviluppatrice di fishing planet vai vai uh, dacci tutte le informazioni che puoi e, ripeto potete scrivere tutti i commenti sotto alla, al video che rimane e noi oppure ci, ci possiamo sentire su, su sul, sul gruppo di discord fisherman friends dice il murri non sto scherzando i contatti ce li ho eh, beato te beato te il murri Uh, qualche consiglio qualcosa fa sempre utile come dico sempre ragazzi anche se si pesca da una vita uh, i consigli le cose sono sempre ben accetti tanto nessuno nasce imparato e quindi ragazzi è stato un piacere sono stato contentissimo di stare con voi con questo, queste oretta e mezza due ore non so quanto tempo sia passato uh, noi ci rivediamo allora prossimamente con eh, il prossimo video, il prossimo video tratterà eh, sempre di eh, l'Amazzonia. Andiamo con le missioni. Poi vi ricordo che dopo la serie dell'Amazzonia, eh, ci sarà la prima puntata del, dello speciale, diciamo, la scuola di Fishing Planet. Un'altra live, un'altra live ovviamente perché poi è e poi continueremo eh, con eh, i vari laghi. Allora, Jeremy Wade è nato imparato, <ride> sapeva pescare appena nato. Sì, vabbè, voi Jeremy Wade, ma stai scherzando? Quello che non sbaglia un colpo, ragazzi. Allora, vi ripeto: è stato un piacere. Ci vediamo prossimamente. Buonanotte a tutti quanti, spero vi siate divertiti. Eh, continuate a seguire i video, continuate a supportarci e a sopportarmi Va buono? Ciao, ragazzi. Buonanotte. Ciao, ciao.